Mano sinistra un po' girata. Col pollice dritto. Palla sinistra su. Guardo fisso sulla palla. Giri. Sono 15, sono forti e hanno imparato a giocare a golf. Si conclude a Roma, dopo un anno di pratica, il progetto Golf Senza Frontiere, nato dalla collaborazione tra Sport Senza Frontiere Onlus, la Federazione Italiana Golf e l'Università di Tor Vergata, con il sostegno dell'Istituto per il Credito Sportivo. 15 bambini e ragazzi, residenti nel quartiere di Tor Bella Monaca e provenienti da famiglie con disagio socio-economico, sono stati accompagnati una volta a settimana dallo staff di Sport Senza Frontiere sul campo pratica per apprendere da maestri federali i rudimenti del gioco del golf. Progetto fortemente sostenuto da Stefano Bianconi, presidente del Garden Golf University. È veramente un piacere vederli perché ogni volta danno sempre qualcosina di più. Alcuni ragazzi addirittura venivano anche non il giorno di lezione con l'autobus con noi ad imparare a giocare al golf. Ce ne sono un paio che sicuramente seguiti e con un po' più di allenamento possono battersela con alcuni giocatori che invece sono più tempo che giocano, perché ti ho detto, secondo me è la voglia che fa il giocatore, oltre che poi le attitudini che ognuno ha, però è la voglia e loro ce ne hanno veramente tante. Il golf è uno sport bellissimo, è un hobby da fare ogni volta che vuoi, ogni volta che sei triste. È un antistress per me. Ho imparato che il golf è uno sport che ci vuole tanta pazienza, ci vuole pure silenzio, concentrazione. Ti fa sfogare tutta l'energia e ti rende felice. A coronamento dell'entusiasmante anno sportivo, sabato 18 giugno si è svolta la prima edizione di Golf Insieme, un torneo Louisiana a squadre da 9 buche, dove ogni squadra ha visto il gemellaggio tra i ragazzi di Sport Senza Frontiere e gli allievi del Garden Golf Academy. I ragazzi hanno dato il massimo, sotto gli occhi attenti dei genitori, molti dei quali alla loro prima visita su un campo di golf. Ecco le loro impressioni in prima. Ansia, molta. Durante. Speriamo bene perché la mia è una bella squadra, diciamo, stiamo andando pure bene. E dopo la gara. Mi è piaciuto le persone con cui stavo e ho fatto subito amicizia. È questa l'ennesima riprova di come il golf possa rappresentare, a prescindere dalle condizioni economiche di partenza, uno strumento di inclusione sociale e di avvicinamento allo sport, di maturità, di rispetto delle regole e di passione, come ha evidenziato il presidente di Sport Senza Frontiere, Alessandro Tappa, prima di premiare tutti i giocatori con una medaglia, a ricordo della bellissima giornata. La prima di una lunga serie, a giudicare dalle aspettative di uno dei partecipanti. E tra 10 anni mi vedo con la barba, con i baffetti, con gli occhiali come maestro, con il cappello e con la mazza da golf e sulla foto sul corridoio.